Via libera al progetto definitivo del tram alla permuta Iris Boschetti e stop alle edificazioni non approvate o non convenzionate. In un solo consiglio comunale la maggioranza di Padova incassa tre vittorie importanti in materia di urbanistica. La vicenda della permuta Iris Boschetti finalmente si conclude dopo anni di polemiche e di vincoli che hanno spesso coinvolto la soprintendenza. Permutiamo le palazzine Boschetti con dei privati e in cambio prendiamo tutta l'area fra il parco Iris e via Gerardo che porta sotto l'argine del canale San Gregorio. In questo modo, lì dove era prevista dell'edificabilità, verrà ampliato il parco Iris e l'edificabilità sarà trasformata nelle palazzine del Boschetti che verranno così ristrutturate e continuerà quel percorso di riqualificazione di quell'area che è già iniziato con il parco di Tolivio. In questo modo verrà estesa di circa 53.000 metri quadri la superficie del parco Iris, il più grande polmone verde cittadino, e con la sistemazione delle vecchie palazzine Liberty verrà completata la riqualifica del parco Tito Livio, che sorgerà invece nell'area dell'ex piazzale Boschetti. Il Consiglio Comunale si è poi infiammato durante la votazione del progetto definitivo del tram. Con questo via libera, entro un mese ci sarà il bando di gara e per fine anno l'apertura dei cantieri. La maggioranza ha votato compatta a favore della nuova linea Volta Barozzo Stazione, nonostante dall'opposizione fosse stato richiesto il coinvolgimento della cittadinanza attraverso un referendum. Abbiamo contestato proprio il fatto che la cittadinanza non è stata assolutamente ascoltata sulla questione tram. Tram, che sappiamo bene è un sistema, per quanto possa essere bello esteticamente, ma poco attinente alla realtà e al futuro.